concetto di beneficenza a favore del Larges locale voluta fortemente dall'amministrazione comunale, le porte di Palazzo Beltrani si sono aperte alla musica di qualità grazie a Guido Di Leone e la sua Pocket Orchestra, con special guest la stupenda voce di Francesca Leone, che hanno creato bellezza e suggestione grazie allo swing e alla bossa nova, che hanno riempito di giusta atmosfera Corte Davide Sant'Orsola. Promotore della serata, Enzo Falco, nella sua triplice veste di musicista, bravissimo alle percussioni, di medico e di presidente dell'Argestrani, a cui è stato devoluto tutto l'incasso della serata. Allora, prima di tutto voglio ringraziare gli amici che sono con me e tutti quelli che ci hanno consentito di fare questa serata. L'Arges è un'associazione non a scopo di lucro che si occupa dei pazienti in fase avanzata di malattia e avanzatissima, che sono praticamente inguaribili ma non incurabili, cioè noi riusciamo a dargli la giusta dignità di vita, controlliamo il dolore, controlliamo dei sintomi orfani un po' più difficili, insomma cerchiamo di fare il possibile, ovviamente in maniera totalmente gratuita per il paziente. Ognuno di noi ha il diritto di avere accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative, quindi vanno formati gli operatori in un certo modo, non soltanto i medici ma anche gli infermieri e anche gli psicologi. Noi cerchiamo con questo, attraverso la sede di accoglienza, anzi di poter portare un ospedale senza muri a domicilio. La raccolta fondi è un fatto importante e per farlo bisogna essere credibili soprattutto. Attualmente quante persone seguite? E abbiamo una settantina di pazienti in linea purtroppo. C'è un turnover molto accelerato ovviamente perché ci sono situazioni in cui una terminalità più evidente, però sono un numero di persone congrue che ci impegna parecchio dalla mattina fino alla sera e anche oltre. Riusciamo comunque a fare in modo che nessuno sia, come posso dire, abbandonato a casa. Il contatto e il rapporto umano che si crea a domicilio con il paziente è una cosa unica, è veramente un'esperienza incredibile. L'Arges è tutto questo e gli scopi associativi li persegue con costanza e determinazione, come se si suonassero al ritmo dell'amore per il prossimo che soffre, come se si suonassero le percussioni. Diciamo che tu con la chitarra in mano sei il supereroe che viene fuori. Davvero complimenti, non è soltanto passione, è qualcosa che va oltre. Beh, la passione è quella che ti porta a fare le cose, spero per bene, a farle professionalmente, a farle con cura. Poi sai, nell'ambito artistico la scientificità, se si può dire questo termine, è sempre molto difficile e discutibile, per cui noi pensiamo sempre di fare le cose per bene. Feeling col pubblico stasera? Bellissimo, no, fantastico, questa è veramente una cosa che non si percepisce sempre e la cosa magica è che prescinde totalmente dal tipo di ambiente, cioè a volte hai un pubblico meraviglioso in un club dove ci sono 10 persone e magari non lo hai in un posto così bello, ma stasera c'era, veramente lo dico, non è un approccio ruffiano, però veramente il calore di un piccolo club oggi è stato veramente straordinario. Non dimenticare che Palazzo Beltrani, Corte Sant'Orsola, è casa tua, anzi casa vostra. Lo sento, con Francesco. Lo sento come tale. È una serata particolare, però magari questa serata la buona causa ti fa venire fuori quel quid che ti consente di cantare in una determinata maniera, è così? Io ci metto sempre il cuore, poi ovviamente ci sono situazioni, questa corte è meravigliosa, poi è dedicata ad uno che è stato, insomma, ad un maestro, uno che è stato i miei maestri, tra i miei maestri, Davide Sant'Orsola, e quindi insomma questo posto per me è sempre emozionante e spero di venirci sempre a cantare perché vabbè è incantevole, Trani, Palazzo Beltrani, e cantare soprattutto per l'associazione di Enzo è davvero un grandissimo piacere. Se você disser que eu desafino, saiba que isso me provoca imensa dor.
Grazie anche da parte della nostra associazione Agis. Grazie, grazie a tutti.